Sono emersi degli aspetti organizzativi, soprattutto in funzione degli uffici giudiziari, che necessitano di approfondimento perché, ad esempio, la brevissima esperienza annoverata da alcuni magistrati dell'ufficio di procura rappresenta certamente un elemento di riflessione per chi deve affrontare tutti i giorni, come dice il procuratore Gratteri, 'ndrangheta di serie A. La locale di Cutro, esattamente come le altre locali, e quindi il cognome Grande Aracri, per non farne altri, devono essere affrontati dalle migliori risorse che lo Stato può mettere in campo. E di conseguenza abbiamo avuto lo stimolo ad onorare il nostro compito di sollecitare il Ministero, ma anche gli altri organi preposti, a rafforzare i presidi di legalità presenti sul territorio. Se poi si pensa che anche in questura si è avuto da pochissimo un cambiamento nella direzione della stessa questura, si capisce che questi sono uffici che devono essere presidiati in maniera, insomma, più solerte e più attenta. E anche dal Tribunale abbiamo avuto conferma che c'è necessità di approcciare certe dinamiche con maggior determinazione, però queste sono sollecitazioni che noi faremo a Roma presso gli uffici competenti. Tutti quanti sappiamo anche che gli organici dell'ufficio di procura prevedono un procuratore capo e 4 sostituti. Considerando che questi sono dati pubblici, 4.800 sono stati fascicoli aperti, voi avete immediatamente i numeri. È vero che l'anno scorso erano 5 i sostituti e che quindi fisiologicamente adesso sono diventati 4, ma è altrettanto vero che con questa mole di lavoro diventa impensabile poter rispondere in tempi celeri alla domanda anche investigativa che il territorio pone all'ufficio di procura stesso. Voi sapete che il territorio crotonese è molto diverso e che comunque la consorteria che è più conosciuta a seguito soprattutto di inchieste che sono state condotte dalla DDA di Bologna e dalla DDA di Catanzaro è quella cutrese. Però è altrettanto vero che ci sono tante altre realtà, magari sottovalutate, che meritano la stessa attenzione, perché qualora avessimo fin da subito, fin da 25 anni fa ad esempio, individuato in Nicolino Grande Aracri non un semplice ladro di motorini, ma un'intelligenza particolarmente raffinata nel saper imporre un potere mafioso incredibile, con una ferocia anche inaudita, beh, allora avremmo fin dal nascere impedito che il cognome doppio Grande Aracri fosse associato ad una tradizione criminale importante. Vorrei anche sottolineare un altro dato che è emerso nelle fasi di discussione pubblica, e poi però lascio anche alle colleghe la possibilità di aggiungere il loro punto di vista, e cioè l'estrema difficoltà nel trovare nei cosiddetti uffici, nella società civile, nel mondo degli amministrativi, della cosa pubblica, un baluardo di legalità forte, perché troppe volte anche gli inquirenti ci hanno raccontato di aver avuto difficoltà nella semplice acquisizione di documenti necessari per istruire indagini. Se pertanto gli uffici pubblici, per colpa o forse per dolo, non si ritrovano documenti che necessariamente debbono essere conservati, beh, allora questo territorio qualche problema ce l'ha, ed è un problema molto molto serio.